Hola guys, dovete tenermi un po' di compagnia perché mia mamma mi ha abbandonato. Sono andata a correre da sola. Correre, mo sto camminando, però sono da sola perché appunto mia mamma non è venuta. Sta poco bene. E nada. Quindi mi sento molto molto sola a dir la verità in questo momento. Ho detto devo farla diretta, per forza. Mi sentite? No, perché ho le cuffiette. Che le ho portate per un cavolo perché. No, non le ho ancora usate. Oddio! Niente raga, come state? Cosa state facendo? Io sembro una psicopatica a parlare in boh. In mezzo alla strada, così. Vabbè, come state? Come va a scuola? È così finita la scuola? Sì, mi sembra di sì. Dai, manca poco. Chi ha gli esami? Come state? Come sta andando? Avete ansia? Io sto bene. La borsetta vado una torre. Sì, raga, sta male. Quando non parlo è perché. Cioè, vabbè, sti cazzi. Non me ne frega niente. Sì, è finita la scuola. Come è finita la scuola? Di già. Cioè, io pensavo finisse tipo 7-8 giugno. A parte che non so nemmeno che giorno sia oggi. Ah, no, il 3. È il 3. Oddio, che brutta. La Gissi come sta? La G si sta molto bene. Oh, raga, qui c'è una luce pazzesca. Dovrei farla diretta così, solo che non è che posso andare indietro. Fanculo. Però così non mi piace. Amo, ci credi pure? Amo, dai, io sai che sono una. Cioè. Mi fido delle persone, purtroppo. Stai carica. Carica molla. Allora ne ho uno il 14. Ne ho uno il 14 a Milano. Milano ci vediamo. C'è una luce di merda. Scusate, non volevo dire una parolaccia. Scatenata? Ciao Tommy! Ma ti dico! Sì, dai! Comunque, io non mi metto mai la fascia perché. A parte che mi sta venendo da vomitare perché. Non so perché. Infatti, oggi non corro. Oggi cammino e basta. Mi faccio una camminata e basta. E comunque non mi metto mai la fascia io perché ho la faccia strana, cioè nel senso, io ho la faccia tipo tonda, ok? E quindi se metto la fascia si nota ancora di più. Però a volte voglio cambiare, cioè sono stanca, voglio vedermi. Cioè io a volte mi sveglio, ok? Tutti qua mi dico, ah, sei problematica, da lì lo capisco. Mi sveglio, vorrei tipo diventare mora. O rossa, però poi dico se lo faccio non posso tornare indietro e quindi mi tengo la voglia. Cioè, palese. Comunque, raga, mi fa malissimo la pancia. Il tuo posto preferito in questi giorni? Ma l'ultimo mi piace davvero tanto. L'ho fatto alla cavolo. Stavo ad Abu Dhabi. Il bagno era splendido, ho detto no, devo fare una foto. Poi non so mai se la pubblicherò perché sinceramente poi sono uscita e ho fatto altre foto, quelle sotto la doccia, molto carine. E quindi ho detto non le pubblico più. Comunque raga, mi sto vergognando in giro. No. Perché allora qui non è Milano, ok? Quindi cioè, se tu parli al telefono così. Qua sono ancora indietro. Sì,
Comunque, raga, prossimo viaggio devo andare a Mykonos. Cioè, no, a dire la verità, domani parto. No, raga, sono sposata con mia nipote, tranquilli. Tranquilli. Quando vieni a Como? Ehi, devo venire a Como? Però non so se posso dirlo. Però devo venire a Como prossimamente. Poi domani pure vado da una parte che non posso dire. Però non vedo l'ora. Che bello. Tra l'altro è un posto in cui non sono mai stata. E poi devo andare a Mykonos. Da 17:24. Ok. E io faccio finta di niente. Poi vorrei andare a Capri, sincero. Ma a sud tutta la vita, io non. Allora, devo essere sincera. Qui molto strano, cioè nel senso si vede proprio la differenza tra nord e sud perché la gente è molto più fredda, più distaccata qui al nord. Tipo io amo Napoli, amo i napoletani perché hanno questa energia, questo modo di fare, tutti molto accoglienti, ma non solo a Napoli, pure in Puglia, pure in Sicilia, cioè ovunque. E quindi io mi trovo benissimo perché no. Infatti io anche ad Abu Dhabi stavo con la mia agenzia, cioè con le ragazze e poi c'erano gli accompagnatori che erano i manager, ok? E loro mi dicevano sempre, Auri in un'altra vita era napoletana. E io ho detto, raga, probabilmente sì, cioè 100-100 sì, 100-100 ero napoletana in un'altra vita. Raga, non ce la faccio più. Bellissime le rose. Non so chi me le abbia inviate. Stupendo. Cioè, raga, un gesso bellissimo. Io inaspettato. E poi mi fa sempre piacere, a me lo sapete. Comunque c'è veramente una luce di merda, cioè io dovrei camminare così. Invece no. Quando vieni in vacanza in Sardegna? Raga, mi hanno proposto di andare in Sardegna, sinceramente. Devo un attimo capire cosa fare della mia vita. C'è un periodo un po' che non so bene cosa fare. Di viaggi, un po' in generale, un po' di tutto. Il tempo dà le risposte, ricordatevelo sempre. Comunque, sì, amo! Non vedo l'ora. Appena vengo, I call you. E ci vediamo. Odi Catania perché, ma va, ma chi odia? Io non odio nessun posto d'Italia. Ma zero proprio. Parte che ho i capelli sparati in aria. No, raga, comunque sto veramente male. Beh. I miei genitori. Assolutamente. Poi del resto io sto. Cioè, ma. Ecco, le persone più importanti della mia vita sono i miei genitori. Cioè, probabilmente darei tutto, capito? Quindi. Del resto. Cioè, ho imparato ad accettare che le persone vanno e vengono. Sempre. Cioè, è difficile che una persona rimanga. Negli anni, ok? Quindi. Devi su quel lato
imparare a cavartela da sola, ok? Perché le persone oggi ci sono, domani no. Quindi, i miei genitori. Cioè, secondo me sono le uniche persone che mi capiscono. Che capiscono io cosa ho in testa, che non è semplice, non lo capisco nemmeno io a volte. E quindi, niente, comunque mi sento strana con la fascia. Ciao Aurora, mi è arrivato il cuore senza neanche chiedermelo. Quando ci vediamo, va bene, dai, fammi sapere quando puoi. Così ci vediamo e te lo ridò. Fatemi pure tutte le domande che volete, io rispondo. Raga, anche perché sono 5 km di camminata. Sì, probabilmente non farò tutta la live in camminata, però comunque. Allora. Ok, bella. Aspettate un attimo. Allora, un altro mi ha scritto: Auro, sto male per un ragazzo. Wait, una alla volta. Allora, mi piace una ragazza, ma non so come fare. Se ti piace, non ci stanno scuse, ok? Diglielo, cioè la vita, cavolo, è una, ok? Se ti piace davvero, perché se non ti piace davvero non. Cioè, lasci perdere. Cioè, puoi anche non scriverle. Puoi anche non rinunciare al fatto di dirlo, però vuol dire che non ti interessa abbastanza, perché se mi interessa abbastanza una persona si vede, ok? Quindi cosa ti frena? Il palo? Però, raga, nella vita tutti prendono palo, cioè chi se ne frega? Se non è lei, quante ragazze ci sono al mondo? Tantissime, tu non devi idealizzare una persona, è l'errore che faccio io. Io idealizzo troppo. Mi immagino, di qua, di là, ma poi quella persona non esiste, io idealizzo le persone, purtroppo. Quindi dovete imparare a vedere le cose giuste come stanno, anche se è molto complicato perché la maggior parte delle persone idealizzano delle cose che non esistono. Quindi devi vederla per com'è, cioè se non c'è niente perché non è destinata a te quella persona, però se non ci provi non potrei mai saperlo e credo che sia più brutto vivere con rimpianto. Quindi fallo, dichiarati, come perdi? Niente. Let's go. Consigli di Aurora, parte 1. Poi, 1. Scrivimi dopo che ti devo dire una roba. Amo, scrivimi tu perché io mi dimentico. Grazie mille per questa bellissima frase. Non leggo il nome, però grazie. Poi, un'altra persona mi ha scritto: sto male per un ragazzo. Prendi e esci. Cioè, la tua vita non si deve fermare, ok? Però queste sono. Allora, sono tutte cose che sono facili a dirle. Però poi è difficile farle perché ti capisco benissimo, cioè anch'io sono stata male molte volte, soprattutto in amore. E quindi, cioè, devi prendere quel dolore e affrontarlo in maniera da fortificare più te stesso. Le cose brutte le trasformi in belle. Le cose brutte le trasformi in belle. Così ti fortifichi anche. Poi ogni persona che ti capita nella vita è un po', mi piace immaginarla che è tipo un po' una sorta di lezione di vita, no? Se tu stai sempre male per dei comportamenti che rivedi in più persone perché non avrai ancora imparato la lezione, che devi allontanare quelle persone lì. È difficile? Sì, tantissimo, un botto. Però
Però you go girl, ce la puoi fare. Quindi divertiti, la vita è una, cavolo. Lo capiremo quando è troppo tardi. Ma la coda no, fatti i cazzi tuoi. Se avessi voluto farmi la coda me la sarei fatta. E pure con la mano così, ma certo. Basta. Raga, sto morendo. È da un botto che non andavo a camminare. Così no, però grazie. Oddio. Scusa, dipende chi. Aspettate. Ciao. Ciao, cara. Ciao. Dipende chi, cioè se non ti conosco mi metti un po' di paura. Quindi, non lo so. Ma chi era? Chi? Ah, le persone. Ah, no, le conosco perché, come ben sapete, io vado a camminare, cioè quando sto a casa, ok, non sono in giro per il mondo, vado a camminare sempre, ok? Quindi ormai conosco un po' tutte le persone del giro. E ormai mi salutano, io saluto loro. Le incontro ogni volta, ogni volta. Poi andiamo agli stessi orari, cioè prima di cena, dopo cena. Io cerco di andare prima di cena e dopo cena. Però non sempre riesco perché la maggior parte delle volte sono via purtroppo, cioè purtroppo e per fortuna. Però comunque vorrei andarci tutti i giorni, ecco, però almeno da Abu Dhabi non è che siamo state ferme, ci abbiamo fatto non so quanti passi al giorno. Quindi comunque il mio outfit oggi rosso con le scarpe rosa. Let's go. Niente, guys, io vi abbandono perché basta, mi ascolto un po' di musica e devo fare una roba adesso. Quindi vi saluto. Ci sentiamo dopo. Vi voglio bene. Baci, baci. Buona cena, buon tutto.